Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Questo 28 ottobre. Votate per voi. Trovati su Extra Time, è arrivata all'ottava giornata, la prima agognata vittoria in casa Alicata. Ci voleva il cambio in panchina, lo scossone dato all'ambiente dopo le 7 partite deludenti dei gialloblu per arrivare alla vittoria, una vittoria che è arrivata in rimonta sul campo della Vibonese, un Alicata che era andato sotto, come spesso è accaduto in questa stagione. Ci si aspettava più nulla di buono, una squadra che nelle ultime giornate era stata incapace anche di reagire, o se l'aveva fatto non era mai riuscita a portare a casa i 3 punti, e invece anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai sono arrivati la prima vittoria, i 3 punti, e i gialloblu hanno abbandonato la ultima posizione in classifica. È stata veramente una domenica fortunata per i colori gialloblu, per quanto si è visto sul campo della Vibonese, ma anche per i risultati che sono arrivati dagli altri campi. Andiamoli subito a vedere i risultati dell'ottava giornata del campionato di Serie D, partendo da Agropoli Noto 2-0, Città di Messina Nissa 1-0, Comprensorio Montalto Ragusa 3-1, Cosenza batte Comprensorio Normanno in casa 1-0, Gelbison Cavese 0-0, Palazzolo Messina 0-3, Ribera Cireale 2-1, San Biase Savoia 1-1, Vibonese Licata 1-2. Risultati che arridono alla Licata con la sconfitta del Noto e l'apertura della crisi che si è aperta nella squadra nettina con la dimissione del DS e l'esonero di mister Angelo Galfano, e anche in casa Nissa, che non è riuscita a tenere il passo sul campo del Città di Messina. Crolla pesantemente il Palazzolo in casa 3-0 sul campo del Messina, così come la Cireale che si fa rimontare da un Ribera per nulla bello, forse il più brutto Ribera visto quest'anno, che però anche lì con un pizzico di fortuna è riuscito prima a pareggiare con un'autorete di Manganaro e poi a vincere al 94esimo con la rete del solito Omolade. Licata, dicevamo, che contro la Vibonese è riuscito nel secondo tempo a rimontare, prima con un calcio di rigore trasformato da Ricco Bono e procurato da Zaminga, e poi proprio con la rete di Zaminga su punizione. In quel caso pare che siano state gravi le incertezze del portiere di casa. La classifica vede il Gelbison a 18 punti prima in classifica, seguito dalla CR Messina con 17 punti, Savoia, Cosenza, Città di Messina 16 punti, Agropoli e Comprensorio Montalto 13, Comprensorio Normanno 12, Ragusa e San Biase 11 punti, Vibonese e Ribera 10 punti, Cavese 8 punti, Licata 6 punti, Palazzolo e Cireale 5, Noto e Nissa 4 punti. Dunque Licata che con questa vittoria salta ben 4 squadre, 4 siciliane, che sono sul fondo della classifica, purtroppo una parte bassa della classifica che parla praticamente tutta siciliana, a parte la Cavese. Poi sono 6 le squadre dell'isola che lotteranno
almeno in questa prima fase, per non retrocedere. Quindi vittoria che è arrivata con Romano in panchina, certamente c'è tanto ancora da fare, ma un pizzico di fortuna in casa Licata non guastava, e questi tre punti possono certamente far sperare a un buon proseguo del campionato, soprattutto se la dirigenza confermerà quanto detto, cioè che interverrà sul mercato. Intanto è già stato tesserato, è andato in panchina, non ha giocato neppure un minuto, ma era a disposizione di mister Romano Nazareno Scopelliti, per lui un ritorno, e si aspetta l'apertura del mercato per poter intervenire ancora. Licata dunque che vince, che si prepara al prossimo turno, quando al Dino Liotta arriverà la capolista Gelbison, che è stata stoppata in casa dalla Cavese. Dunque certamente una partita dal risultato per nulla scontato, quello che ci sarà fra 7 giorni. Ma vediamo cosa è successo sul campo della Vibonese, per questo Vibonese Licata 1-2. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Arriva l'ottava giornata, la prima vittoria stagionale del Licata ottenuta in trasferta, esattamente come un anno fa, quando col medesimo punteggio la vittima di turno fu il Nuvola San Felice. Parte col piede giusto quindi la terza avventura sulla panchina licatese di Pippetto Romano, che torna dalla Calabria con 3 punti importantissimi nel sacco, ma soprattutto con una sferzata netta al morale della compagine gialloblu. A Luigi Rizza di Vibo Valentia, Vibonese e Licata hanno dato vita a un primo tempo equilibrato, con il Licata che si rende pericoloso per primo con Zarbo, che da fuori incoccia la traversa con la palla che arriva a Pasca, che in acrobazia ribatte a rete con la palla fuori d'un soffio. La risposta della Vibonese arriva con Marasco, ma Valenti è bravo nell'occasione a mandare in angolo. Sul finire del primo tempo arriva il gol dei padroni di casa. A portare in vantaggio i calabresi ci pensa il solito Marasco, che elude il fuorigioco e fa secco Valenti per l'1-0, con cui si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa la Vibonese tenta ancora con Marasco prima e con Genova dopo a chiudere il match, ma invece viene raggiunto sull'1-1 dal Licata con Ricco Bono sul rigore per un fallo in aria su Zaminga 10 minuti dal termine. Il Licata a questo punto, spinto dall'entusiasmo, tenta il colpaccio e ci riesce grazie a Zaminga, che direttamente da calcio piazzato fulmina il giovane portiere di casa, non esente da colpe nell'occasione, e regala i suoi 3 punti d'oro e a mister Romano la gioia della vittoria all'esordio. Licata che dunque abbandona l'ultimo posto in classifica e che domenica affronterà a Liotta la prima della classe, la Gelbison di mister Erra. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E questo quanto successo sul campo della Vibonese, con il Licata che, lo dicevamo, è riuscita a pareggiare, a passare in vantaggio praticamente negli ultimi 10 minuti di gara, quando il risultato sembrava scivolare ormai verso l'ennesima sconfitta. Non ci sono interviste del dopogara, ma sappiamo che mister Romano si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, si aspettava una reazione di orgoglio, la squadra lo ha ripagato, segno che il gruppo c'è e che vuole lottare per mantenere stretta con i denti questa Serie D. Andiamo a vedere il prossimo turno, la 9ª giornata, domenica prossima, con partite interessanti in programma. Acireale Città di Messina, al Tupparello la Acireale è attesa ancora all'ennesima riscossa, arriva un cliente per nulla facile, quel Città di Messina che è al ridosso delle grandi, che sta facendo un gran bel campionato. ACR Messina, Vibonese, Cavese, Sambiase, Cosenza, Palazzolo, Licata, Gelbison, Cilento, Nissa, Comprensorio, Montalto, Noto, Ribera, Ragusa, Comprensorio, Normanno e Savoia, Agropoli. E vediamo cosa è successo nei campi della Serie D con la solita carrellata delle reti da tutti i campi montata da Ezio Savone. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Crisi nera in casa Noto e Granata di Galfano perdono ancora e sprofondano all'ultimo posto in classifica. Ad Agropoli primo tempo equilibrato, Acropoli che si scatena nella ripresa. Caro Tenuto porta in vantaggio i suoi su errore difensivo ospite. Il raddoppio è opera di Calabuig, bravo a trovare il tapin vincente su un intervento del portiere ospite. Da
Dal celeste non si passa, tra le mura amiche Tiscione e compagni sono quasi imbattibili a farne le spese l'Anis che, come per il noto, è in grave crisi. Ospiti che si sono resi pericolosi per primi, giallorossi che passano al 23esimo quando l'ex Valle Grecanica Citro, lanciato a rete da Munafo, dribbla Iacono e deposita in rete la palla della vittoria. A Paola il Ragusa di Anastasi esce con le ossa rotte dalla sfida contro la rivelazione di questo inizio torneo, il Montalto Uffugo, Ragusa che era addirittura passato in vantaggio con Carmelo Bonarrigo direttamente sul calcio di rigore. Subisce il pareggio con Ferla espulso nell'occasione. Con un uomo in meno il Ragusa soffre ed il sorpasso arriva al 60esimo ancora con Zangaro. Il 3-1 finale giunge a 10 minuti dalla fine, una domenica da dimenticare in fretta per i tifosi blu. Allo Scrofani Sallustro, netta affermazione dell'ACR Messina che liquida il Palazzolo con un secco 0-3. ACR che passa al minuto 23esimo con Re Giorgio Corona, abile a sfruttare l'intesa col compagno di reparto Cocuzza. Raddoppio peloritano al 69esimo con Cocuzza che mette a segno un preciso assist di Quintoni. Il 3-0 ospite arriva nel finale, ancora firma di Re Giorgio che fa esplodere 150 tifosi giunti da Messina. Vittoria in zona Cesarini per il Ribera che sulla terra battuta del Nino Novare rimonta, vince il derby siciliano con l'Acireale. Acireale che era passato in vantaggio ad inizio match con Tedesco con un bel tiro imprendibile per l'estremo Crispino. Arachiri granata al 55esimo con Manganaro che sbaglia un retropassaggio di testa mandando goffamente la palla in rete. La rimonta si completa al 90esimo con Omolade grazie alla complicità del portiere ospite Pandolfi. Una beffa che rimanda l'aggancio alla vetta, il Savoia pareggia 1-1 contro il Sambiase sul neutro di Lamezia incassando la rete calabrese al 95esimo. Un episodio premia i bianchi perché su un'uscita a vuoto di Desio d'azione d'angolo, Guarro trova la rete del vantaggio al 37esimo della ripresa intervenendo di testa. È un gol pesantissimo ma il Sambiase non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria creando qualche grattacapo di troppo fino al gran gol di Russo che al 50esimo trova la rete del pareggio con una conclusione di prima intenzione. Al Giovanni Morra di Vallo del Lucania, Gelbison e Cavese non si fanno male per l'unico 0-0 della giornata. Parte meglio la Gelbison che si rende pericolosa con Senè e Galantucci, ma la difesa campana regge bene. Campani che perdono Ragosta per espulsione, ma nonostante l'inferiorità numerica il risultato resta invariato. Gelbison sempre da sola in vetta, domenica renderà visita all'Icata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. Dalla Serie D alla promozione, roboante vittoria per la Sant'Angelo Alicata 4-1 contro il Mascalucia in una gara che vedeva i gialloblu bisognosi di tornare al successo dopo alcuni passi falsi nelle ultime giornate. Non era una gara semplice perché la Sant'Angelo doveva fare a meno di giocatori importanti, specie a centrocampo dove mancavano Cavaleri e Pinto. Mister Veda si è dovuto inventare la formazione e lanciare dal primo minuto Domenico Cannizzaro, classe 95, che con due gol e un rigore procurato ha ampiamente ripagato la fiducia del mister e della società. Ci ha pensato al 32esimo Lulù ad aprire le marcature con un gran gol, una botta di destro in torsione che ha sorpreso il portiere avversario. Poi nella ripresa la Sant'Angelo ha dilagato in due minuti, poi c'è stato in mezzo il rigore concesso al Mascalucia e una gara che per qualche minuto si è riaperta e poi al 94esimo ha chiuso definitivamente i conti ancora Cannizzaro. Vediamo il servizio e le interviste del dopogara al capitano Ignazio Puccio e al giovanissimo Domenico Cannizzaro. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata.
La Sant'Angelo Licata cala il poker e batte il malcapitato Mascalucia per 4-1. Protagonista indiscusso ed inaspettato della gara il giovanissimo Domenico Cannizzaro, schierato dal primo minuto da mister Vedda a causa delle varie defezioni a centrocampo ed autore di una pregevole doppietta di un'ottima gara sotto tutti i punti di vista. Il primo gol dei licatesi porta la firma di Lulù, che raccoglie la palla direttamente dal rinvio del portiere, dal volo trafigge l'estremo ospite per l'1-0. Nella ripresa la Sant'Angelo dilaga grazie al giovane Cannizzaro, ha buon vissuto sul rigore e ancora Cannizzaro sul finire di gara. Nel mezzo il gol del momentaneo 3-1 degli ospiti, che disento anche lui di sul rigore. Avete impiegato quasi metà del primo tempo per prendere le misure all'avversario in una partita che non era semplice, soprattutto perché avevate bisogno di vincere, però poi il risultato finale vi ripaga degli sforzi fatti. Sì, dovevamo assolutamente vincere questa partita, nonostante gli avversari si trovavano ultimi in classifica, era una partita da non sottovalutare. Perciò abbiamo messo il massimo impegno durante la partita e ce l'abbiamo fatta. Quindi i risultati e il lavoro durante la settimana paga. In difesa non avete corso grossi pericoli, a parte l'episodio del rigore? Ma sì, non abbiamo rischiato nulla, a parte abbiamo preso il rigore che per me era sicuramente non c'era. Cosa ha visto l'arbitro? L'arbitro se l'è inventato, ha visto una trattenuta in aria che secondo me non c'era proprio. Come giudichi comunque questo avvio di campionato della Sant'Angelo? Siamo un gruppo molto giovane, lavoriamo sodo durante la settimana e ci sono tutti i presupposti per fare un buon campionato. Impegnato oggi dal primo minuto, come giudichi la tua prova? Beh, una prova penso sufficiente, però questi due gol di certo non sono un punto d'arrivo, anzi sono un punto di partenza per continuare così e provare a giocare così ogni partita. Di certo avevamo assenze importanti, mancavano 3 centrocampisti, di cui 2 squalificati, però la forza di questa squadra è proprio questa, il gruppo, e ci siamo comportati bene. Una grande partita contro una buona squadra e penso che dobbiamo soltanto continuare così e impegnarci con questo spirito ogni partita. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. I risultati della 7ª giornata del campionato di promozione: Scordia Real Ragusa 3-1, Ellenica Augusta 0-1, Rari Nantes Aquila Caltagirone 1-0, Real Niscemi Aci San Filippo 1-2, San Pio X Atletico Catania 1-1, Sant'Angelo Licata Mascalucia 4-1, Scicli Enzo Grasso 1-1, Sporting Battiati Santa Croce 1-0. La classifica dopo 7 giornate vede in testa lo Scordia con 17 punti, seguito da Atletico Catania e San Pio X a 15 punti, Sant'Agata Augusta 12 punti, Sporting Battiati, Sant'Angelo Licata 11 punti, Santa Croce e Aci San Filippo 10 punti, Scicli ed Enzo Grasso 9 punti, Aquila Caltagirone, Real Ragusa 8 punti, Rari Nantes 7, Ellenica 4 punti, Mascalucia 3 punti, Real Niscemi 2 punti. Sant'Angelo quindi che rimane attaccata al treno delle prime della classe, nonostante le numerose defezioni per infortunio o per squalifiche. La squadra di mister Vedda sta assolutamente ben comportandosi in questo difficile campionato di promozione. Per una matricola certamente non c'è male. Domenica, prossimo impegno della Sant'Angelo a Catania contro Atletico Catania, ma vediamo il programma completo: Aci San Filippo, San Pio X, Aquila Caltagirone, Real Niscemi, Atletico Catania, Sant'Angelo Licata, per una gara che rappresenterà la vera prova di maturità per questa squadra, per capire di che pasta è fatta e che ruolo può recitare in questo campionato di promozione. Città di Augusta Sporting Battiati, Mascalucia Scordia, Enzo Grasso Rari Nantes, Real Ragusa Ellenica, Santa Croce Scicli. E questo era il calcio. Passiamo alla pallacanestro. Nella Serie C2, nel campionato regionale, la studentesca Licata ha sfiorato il colpaccio sul campo di una delle grandi del torneo, quel Basket Empedocle, che ha una squadra attrezzata per vincere a mani basse il campionato. Chi si aspettava una studentesca vittima sacrificale al Pala Amel si è dovuto ricredere, perché i gialloblu di coach Provenzani sorprendentemente hanno giocato e tenuto il controllo della gara per tutto il tempo, riuscendo ad arrivare anche a un vantaggio di 20 punti, un vantaggio massimo di 20 punti. Alla fine hanno dovuto cedere la posta in palio ai padroni di casa per soli 9
9 punti per una gara che lascia l'amaro in bocca. Se ci fosse stata una panchina più lunga, certamente la studentesca avrebbe potuto anche sperare di portare a casa 2 punti. In Provenzani che deve fare conti con una panchina cortissima, aggravata dall'infortunio di Milite, che ancora non ha potuto esordire in questo campionato. Ma vediamo il servizio di questa gara tra il Basket Empedocle e la studentesca Licata, che si è giocata sabato. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Niente da fare per la studentesca Licata, che nella seconda giornata al Pala Amel di Porto Empedocle cede le armi ai padroni di casa del Basket Empedocle per 76-67. Studentesca che ha giocato alla pari contro la corazzata Grigentina, ma che alla fine ha pagato a caro prezzo la panchina corta, composta prevalentemente da giovani, e una mancata preparazione agonistica. Nonostante ciò, per lunghi tratti del match la compagine di coach Provenzani ha avuto in mano la gara, riuscendo a chiudere i primi 3 parziali in vantaggio e raggiungendo anche un più 20 come massimo distacco. Nel quarto quarto alcune sviste arbitrali, il nervosismo e la mancanza di alternative in panchina hanno fatto sì che gli agrigentini recuperassero lo svantaggio per chiudere alla fine con un punteggio di 76-67. Prossimo appuntamento per la studentesca Licata domenica prossima al Pala Fragapane contro la formazione del Virtus Augusta. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E con il basket è tutto, termina qui questo appuntamento con Extra Time. Arrivederci, ci sentiamo, ci rivediamo la prossima settimana. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. Questo 28 ottobre. Votate per voi!